Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di politica perché con il ballottaggio di ieri a Giulianova si è conclusa definitivamente la tornata di elezioni amministrative. A Giulianova al photo finish ha vinto Ivan Costantini per soli 60 voti su Pietro Tribuiani, diventando così il nuovo sindaco della città riverasca. Allora andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Tania Bonnici Castelli. È stata una notte sofferta, sempre in bilico quella che ha decretato la vittoria di Ivan Costantini, nuovo sindaco di Giulianova. Una manciata di voti, più o meno 60, lo hanno distaccato al ballottaggio dal suo avversario leghista Pietro Tribuiani. Costantini, a capo di un polo civico, ha totalizzato il 50,32% dei consensi contro il 49,68% del candidato Tribuiani, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ivan Costantini ha vinto per un soffio. Le sue lacrime, prima della grande festa, sono irrefrenabili. Riprendete Giulianova e la cambierete? Sì, assolutamente. I giugliesi si riprendono Giulianova, ci siamo autodeterminati. È stata una corsa incredibile, voto a voto, onore delle armi al mio avversario Tribuiani. Siamo stati veramente voto a voto e alla fine abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e siamo riusciti a vincere questa campagna elettorale che è stata durissima. Pietro Tribuiani accoglie la notizia della sconfitta per 60 voti di differenza con un certo fair play e promette un'opposizione costruttiva. È stata una campagna durissima, si sfoga il candidato di centrodestra ai microfoni di TV6, anche con episodi di violenza gratuita, come quelli avvenuti ai seggi dell'Annunziata. Mi dispiace tantissimo per l'episodio che è accaduto questo pomeriggio. È un mio carissimo amico, tra l'altro una bravissima persona, veramente una persona molto buona. È stata spintonata un paio di volte, è caduta a terra, si è fatto male la testa, è stato ricoverato, è andato a pronto soccorso, poi per fortuna fisicamente sembra niente di grave. Nei due comitati elettorali, tutti con il fiato sospeso fino alla fine, lo scarto tra Costantini e Tribuiani è sempre stato minimo, poi sono arrivati i dati definitivi e la festa è iniziata sotto casa del nuovo sindaco. Abbiamo fatto 2 mesi durissimi, io ho avuto la febbre per almeno 10 giorni di questa dura campagna elettorale, sono andato avanti, domani mi prendo 24 ore per riposare, per cercare di metabolizzare una delle più belle sensazioni che ho avuto nella mia vita dopo la nascita di mio figlio e il matrimonio con mia moglie. Sapevamo che eravamo voto a voto, sapevamo che era Davide contro Golia, ma ogni tanto i sogni si avverano e noi abbiamo realizzato un sogno e l'abbiamo fatto grazie ai nostri cittadini che ci amano. Noi amiamo questa città e quando ami qualcosa vai al di là di ogni simbolo di partito. Dedico questa vittoria sicuramente alla mia famiglia e a un mio amico che mi ha lasciato l'anno scorso. I festeggiamenti sono poi proseguiti fino al municipio di Giulianova, dove Costantini ha indossato la fascia tricolore e sono terminati all'alba, sulla spiaggia. E adesso, sempre con Tania Bonnici Castelli, andiamo a vedere la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Giulianova con la vittoria appunto di Ivan Costantini. Ivan Costantini, a capo di un polo civico composto da 6 liste, vince al ballottaggio contro Tribuiani ed è sindaco di Giulianova. Con la sua vittoria si delinea anche il nuovo consiglio comunale, che avrà tanti volti nuovi con 3 donne. Vediamolo nel dettaglio. 10 in totale consiglieri di maggioranza. Della lista Costantini sindaco entrano Paolo Bonaduce, Giulio Garzarella e Lidia Albani. Della lista Verso, Federico Taralli e Simone Paesani. Della lista Giulianova Turismo, Paolo Giorgini e Marco Di Carlo. Katia Verdecchia di Giulianova in Movimento e Antonella Guidobaldi per l'altra Giulianova. 6 invece consiglieri di opposizione: Pietro Tribuiani, Gianni Mastrilli e Matteo Francioni per la Lega, Franco Arboretti, candidato sindaco, e Fabio Di Dionisio, cittadino governante, e Pietro Carrozzieri di Giulia Viva. Un consiglio comunale destinato comunque a cambiare in poco tempo con la nomina degli assessori e la conseguente entrata dei primi dei non eletti. Per quanto riguarda gli assessorati, i rumors danno in pole position Paolo Bonaduce all'urbanistica, Paolo Giorgini al turismo, Katia Verdecchia all'istruzione e Lidia Albani al sociale e pari opportunità.
Adesso a Pescara, dove questa mattina sono stati proclamati i nuovi eletti nel Consiglio Comunale con l'insediamento del primo cittadino Carlo Masci. Ora la partita chiaramente si sposta sulla formazione della giunta che il neosindaco cercherà di ufficializzare per i primi giorni della prossima settimana. Il servizio di Paolo Renzetti. Quindi il Presidente alle ore 11:27 del giorno 10 giugno 2019 proclama eletto la carica di sindaco del comune di Pescara, il signor Carlo Masci. Si è insediato questa mattina ufficialmente a Palazzo di Città il neo sindaco di Pescara Carlo Masci, che ha raccolto il testimone dal primo cittadino uscente Marco Alessandrini. Ora per Masci inizierà la partita per la formazione della nuova giunta. Entro 10 giorni arriveranno i nomi dei nuovi assessori. Beh, sicuramente il primo giorno di scuola da sindaco, però devo dire che ho una lunga esperienza rispetto all'attività amministrativa in questo comune. Oramai sono 25 anni che sono stato eletto ininterrottamente dai cittadini di Pescara. Oggi assumo la carica di sindaco con grande. So anche che è un onere notevole, sicuramente c'è una grande responsabilità, penso di avere le spalle grosse per sopportare questo peso e mi adopererò da subito per far sì che i problemi imminenti siano affrontati in maniera puntuale. Che effetto le ha fatto entrare in questa stanza? Ma tanti ricordi ci sono in questa stanza, perché ho passato momenti bellissimi con Carlo Pace, con Luigi Alboremascia, momenti più tristi quando ci sono state le sconfitte, però sono momenti della vita, la vita è fatta così, è fatta di momenti belli, di momenti meno belli, l'importante è andare avanti e credo che io sia l'esempio vero e reale di una vita vissuta fra alti e bassi, ma che oggi si completa con un risultato che era per me un sogno che oggi si avvera. Per 5 anni starò in mezzo alla gente, non starò molto in questa stanza, perché penso che il sindaco debba stare in mezzo alla strada ad affrontare i problemi concreti e reali. Non appena sarò proclamato andrò alla mensa di San Francesco, perché voglio capire perché una struttura che da oltre 30 anni svolge un'attività meritoria a Pescara non abbia la possibilità di ottenere contributi, perché non rientra nei parametri previsti dalla normativa regionale, quindi anche su questo vorrò intervenire da subito. Poi mi recherò oggi pomeriggio dal prefetto, perché voglio che si convochi da subito un tavolo per il Comitato della Sicurezza Pubblica, perché il problema della sicurezza pubblica a Pescara deve essere affrontato in maniera decisa e determinata. E mi recherò come al solito e come ho fatto in questi mesi nelle periferie per capire bene quali sono immediatamente gli interventi da fare. Ho sentito stamattina Don Marco Pagnello, perché c'è un problema su 2 progetti che riguardano le famiglie pescaresi indigenti e ovviamente mi sono già interessato affinché il Comune velocemente attivi le procedure che sono di suo compito, e quindi questa è l'attività del sindaco e la farò in prima linea. Adesso ancora la politica, che ci porta ad Avezzano, dove cade fragorosamente la giunta guidata dal sindaco Gabriele De Angelis. Ora in città arriverà il commissario prefettizio per traghettare Avezzano verso le elezioni di primavera 2020. Il servizio. Colpito e affondato anche l'ultimo disperato tentativo di salvare il salvabile con un governo di salute pubblica, è fallito nella convulsa giornata di ieri, in cui si è tentato di trovare una maggioranza che approvasse il bilancio entro le 24 di oggi. Ad Avezzano dunque affonda fragorosamente l'amministrazione Gabriele De Angelis sotto il fuoco amico dei partiti di centrodestra, che lo hanno salvato dall'anatra zoppa e che qualche mese dopo lo hanno mandato a casa a 2 anni dalla elezione. Fallito ogni tentativo di mediazione, ora arriverà il commissario prefettizio con un bilancio ancora da approvare, con in ballo la visita del Presidente della Repubblica e tantissime altre questioni irrisolte: il mercato settimanale, il T-Red, la pista ciclabile, il nuovo ospedale, il nuovo comune da ultimare, la Elf Foundry, la salvaguardia del Tribunale, il ruolo dell'Interporto Marsicano e tanto altro, più o meno tutto congelato e rimandato al 2020. Con l'arrivo del commissario già oggi il prefetto darà comunicazione al Ministero dello scioglimento del Consiglio e si scruterà la prima finestra utile per procedere a nuove elezioni. Tutto fa pensare che Avezzano torni al voto a primavera prossima, tra aprile e maggio 2020.
Questo per quanto riguarda il futuro prossimo. Il presente invece è fatto di polemiche e rese dei conti tra chi punta il dito verso l'ingerenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi nelle questioni marsicane e chi torna indietro alla svolta partitica del sindaco Gabriele De Angelis, che alla nascita della coalizione civica che lo ha portato alla guida di Palazzo di Città aveva lanciato l'anatema verso i partiti tradizionali di centrodestra per poi trovarsi a fare i conti proprio con loro. Cambiamo argomento, abbattimento delle liste di attesa, assunzione di personale, potenziamento della medicina territoriale, introduzione di quella di genere, abolizione del super ticket. Per raggiungere questi ed altri obiettivi a favore della sanità pubblica e dei cittadini che CGL, CISL e UIL regionali hanno raccolto in Abruzzo 20.000 firme. Il servizio. CGL, CISL e UIL, attraverso una petizione popolare, hanno raccolto 20.000 firme per chiedere di migliorare la sanità abruzzese. Nel documento che sarà consegnato alla Regione Abruzzo si chiede tra l'altro l'abolizione del super ticket, la riduzione delle liste di attesa, l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'avvio di una concertazione. Noi crediamo che per poter procedere bisogna, come dire, completare gli assetti delle ASE, quindi nominare subito i direttori generali e procedere ad assunzioni di personale, perché con il turnover mancato in questi anni tante persone sono andate in pensione e quel personale non è stato rimpiazzato, e in più con tutti i pensionamenti che arriveranno da quota 100 gli ospedali abruzzesi saranno completamente sguarniti. In questa condizione è difficile fare assistenza sanitaria. Segretario, avete già iniziato ad avere un'interlocuzione con il nuovo assessore regionale alla sanità? Sì, abbiamo iniziato, dobbiamo continuare, sono molte le questioni che sono sul tavolo e che devono avere una soluzione dei problemi, a partire dalla questione dell'abolizione del super ticket. La bocciatura che abbiamo avuto dal governo deve essere rivista, gli abruzzesi non possono continuare a pagare un super ticket che, ricordo, nasceva dal fatto che avevamo un bilancio commissariato. Oggi non siamo più una regione commissariata per quello che riguarda il bilancio, per cui il super ticket gli abruzzesi non lo devono pagare più. Abbiamo avuto un primo confronto appena si è insediata la giunta con il presidente Marsilio. Abbiamo chiesto l'apertura di tavoli settoriali per parlare in generale di tutte le necessità che la regione Abruzzo ha per renderla più competitiva e dare maggiore incidenza alla produttività, a una sanità che funzioni. Da questo punto di vista ancora abbiamo avuto risposte soltanto parziali. Ci sono tavoli che si sono aperti sporadicamente, ma manca quella sinergia, quella concertazione che noi sempre abbiamo avuto nei tavoli con tutte le giunte, sia di centrodestra che di centrosinistra. Questo per noi è un problema. Noi stiamo cercando e abbiamo fatto una richiesta al presidente Marsilio per capire se questo elemento di concertazione, che è fondamentale, con le organizzazioni sindacali confederali più rappresentative, sia un elemento importante che deve continuare ad esistere. Noi rappresentiamo migliaia e migliaia di cittadini e pensiamo che questi cittadini abbiano bisogno di risposte da questa giunta, che al momento ancora non sono date. Ci sono risposte parziali date ora da questo o da quell'assessore, ma manca una politica complessiva della quale noi chiediamo conto. Andiamo a Campotosto, dove i cittadini protestano contro l'ordinanza del comune per la demolizione della chioscheria, spazio per i turisti che si affaccia sul lago riaperto dai proprietari, nonostante le difficoltà di un comune colpito da due terremoti. Daniela Rosone. La chioscheria di Mascioni, che sovrasta lo splendido lago di Campotosto, non deve chiudere. Così la pensano i cittadini del piccolo comune del lago, che hanno dato vita a un sit-in sul posto, ma non solo. Si è lanciata anche una petizione online su change.org, che sta raccogliendo già tantissime adesioni anche da parte di varie associazioni di motociclisti e ciclisti che vedono in quel posto, che ha riaperto i battenti nonostante le problematiche, con coraggio un punto di riferimento. I cittadini stanno protestando con veemenza nei confronti del comune, che vuole far demolire la chioscheria. Il chioschetto di legno offre un punto di ristoro molto importante per i turisti e per i visitatori, che possono godere dello splendido panorama del lago di Campotosto nell'area verde allestita con tavolini all'aperto. Il comune di Campotosto, per tornare fatti, ha emesso un'ordinanza di demolizione per difetto delle necessarie autorizzazioni e requisiti di legge. Il ricorso al TAR presentato dai proprietari della chioscheria è stato rigettato, con i giudici amministrativi che hanno validato dunque l'ordinanza sindacale. I carabinieri
carabinieri così si sono presentati sul posto per dare esecuzione all'ordinanza, ma i cittadini si oppongono e stanno con i proprietari, anche perché non dimenticano il coraggio dei proprietari, appunto, di aver riaperto quel posto, nonostante le macerie tutte attorno, nonostante le varie difficoltà, nonostante lo spopolamento di questi comuni colpiti dal doppio terremoto. Il Pescara bello e vincente di Giovanni Galeone negli anni della dolce vita pescarese, tutto questo è in un libro di Lucio Biancatelli che ripercorre i momenti più emozionanti della prima promozione di Galeone e del rapporto magico che il profeta e i suoi giocatori avevano instaurato con la città. Vediamo. Poveri ma belli, libro di Lucio Biancatelli sul Pescara dei miracoli di Giovanni Galeone. Sono passati 30 anni, ma i ricordi sono davvero E c'è qualche problema con il servizio, come avete potuto vedere. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, magari torneremo più tardi a vedere questo servizio. Grande successo per la giornata di solidarietà organizzata a Scoppito da diverse cui Morena, una farfalla per sempre. Obiettivo: finanziare progetti a favore dei malati oncologici. Anche quest'anno per la giornata della solidarietà organizzata dall'Associazione Ollus Una Storia Felice, in collaborazione con l'Associazione Ollus Morena, Una Farfalla per Sempre di Teramo e il gruppo dei Red Blue Eagles dell'Aquila, con il supporto di varie associazioni locali, scuole e con il patrocinio dei comuni di Scoppito, Torno in Parte e l'Aquila. Una giornata come sempre finalizzata a finanziare vari progetti a favore delle persone con problemi oncologici. Progetti che mirano a promuovere il benessere del paziente oncologico, non solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello psicologico, sociale e relazionale. In particolare si punta all'acquisto di due macchinari d'Ignicap da donare al reparto di oncologia del San Salvatore, dispositivi medici che impediscono la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Sono inoltre in fase di attivazione una serie di servizi completamente gratuiti, come dei poli di psico-oncologia destinati ai pazienti e ai loro familiari, anche in quelle zone dell'Abruzzo attualmente sprovviste di questo servizio. Si pensa poi a corsi di ginnastica dolce in acqua per pazienti oncologici, a degli interventi di medicina estetica applicata all'oncologia, finalizzati alla riduzione dell'impatto fisico e psicologico che i trattamenti di chemio e di chirurgia oncologica lasciano sul corpo dei pazienti. Quel ramo del progetto viene seguito dall'associazione Ollus Viva. Il prossimo anno si punterà invece ad un progetto per rendere accessibili le piste da sci sul territorio ai disabili. Una giornata che dal punto di vista degli appuntamenti è stata molto ricca. Ci sono state in mattinata varie manifestazioni sportive organizzate dalle associazioni locali. A pranzo la solidarietà a tavola, un pranzo solidale animato dall'SD Animazione. Pomeriggio e sera dedicata alla solidarietà, tra i sorrisi dei bambini e la musica. Alle 15 infatti c'è stato un laboratorio creativo, altro da me, letture animate del parco, lezione aperta di danze orientali per bambini e adulte, un laboratorio aperto di danze popolari per adulte. Alle 17 il saluto di Lorenzo, gemellaggio tra i comuni di Scoppito, Torno in Parte, L'Aquila e Savigliano per superare le barriere dell'autismo. Nel tardo pomeriggio poi spazio allo spettacolo teatrale Pollicina per bambini dai 3 agli 8 anni a cura del Teatro Daedalus, una mostra a mercatino animato le vie di Scoppito con esposizione e vendita di beneficenza dei lavoretti realizzati dai bambini nei loro laboratori sulla solidarietà. E poi Redemption Song, ballate di rinascita, uno spettacolo musicale a cura di Fabio Giuliano e Francesca Catenacci per chiudere la serata. E allora vediamo se riusciamo ad andare a vedere insieme il servizio che riguarda il Pescara di Galeone nel libro che è stato curato da Lucio Biancatelli. Vediamo. Poveri ma belli, libro di Lucio Biancatelli sul Pescara dei miracoli di Giovanni Galeone. Sono passati 30 anni, ma i ricordi sono davvero indelebili.
Sì, sono passati 30 anni e più, però il ricordo è vivo, vivissimo nella memoria dei pescaresi, naturalmente soprattutto quelli diciamo della mia generazione o più grandi, ma anche nei giovani. La cosa incredibile che ho notato è che anche nei giovani, quelli che magari erano piccoli, questo ricordo del Pescara di Galeone resta ancora, anche se solo dal ricordo e dal racconto dei padri, insomma. Mia mamma era di origine appunto di San Vito, dei miei nonni, e ho un ricordo speciale di quel periodo e di quel Pescara. Ho proposto l'anno scorso all'editore col quale collaboro, insomma, avevo già scritto due libri sul tennis anni 70. Amo molto lo sport degli anni 70-80 e credo che questa sia una delle più belle storie di calcio anni 80 in Italia. E sono molto contento di averla raccontata, sapevo che era una bella storia, poi entrando nello specifico, raccogliendo i racconti di tutti i protagonisti, da Galeone a tutti i giocatori di quell'epoca, il presidente Marinelli e poi anche i cronisti, i testimoni come Enrico Rocchi e Antonio De Leonardis, mi sono accorto, se possibile, che la storia era ancora più bella di quella che ricordavo io. Galeone, che è rimasto un mito, è ancora oggi un mito per i tifosi del Pescara. Come se il destino avesse voluto unire un ambiente, una città, una tifoseria ed una persona che, anche se erano lontane geograficamente, però avevano qualcosa che le univa dal punto di vista del carattere, dell'indole, questo coraggio, questa voglia di stupire, un po' questa sfrontatezza. Quanto è cambiata Pescara rispetto a 32 anni fa? Se è cambiata, probabilmente sì. Pescara resta ancora adesso una città vivace e molto viva. All'epoca c'era una sorta di dolce vita, un po' come l'ho anche voluto descrivere io nel libro, cioè la dolce vita che abbiamo avuto a Roma negli anni 60, probabilmente qui a Pescara in qualche modo c'è stata in quella metà degli anni 80, dove tutto sembrava magico, il Pescara di Galeone, la pallanuoto di Estiarte, la pallavolo, Benetton, Ayrton Senna, personaggio stesso di Eriberta, una città vivacissima. La differenza grande è che i giocatori mi hanno raccontato, all'epoca noi la città la vivevamo, stavamo in mezzo ai tifosi, alla Croce del Sud, o da Michele al ristorante. Adesso è diverso, i giocatori qui, c'è stato anche il magico Pescara di Zeman, però quei giocatori lì non vivevano la città come si viveva negli anni 80, e lo stesso Galeone, come viveva la città lui, nessun altro allenatore l'ha mai più vissuta. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando ancora del Pescara, ma chiaramente del Pescara attuale. Dopo aver lavorato nelle ultime stagioni in Serie C, Antonio Bocchetti è rientrato ufficialmente nei quadri organici del Pescara. A lui è demandato lo sviluppo dello scouting, teso a visionare e scovare giovani su cui il Delfino potrà investire. Andiamola ad ascoltare nell'intervista di Andrea Costantini. Antonio Bocchetti torna ufficialmente all'interno della famiglia Pescara Calcio, anche se insomma questo rapporto sostanzialmente non si era mai interrotto da un punto di vista informale, ma questa responsabilità, questo nuovo ruolo legato anche allo scouting, ecco, come si svilupperà? Intanto ringrazio il presidente, il direttore Repetto e l'ex direttore Luca Leone che ho collaborato in questi anni, perché io sono andato via da Pescara, però c'è sempre stata una forte collaborazione con il presidente e con i direttori. Prima stavamo a Pagani, che avevamo fatto un buon lavoro con i giovani, vedi Deli, Firenze e tanti altri. È normale che lo scout sempre proprio a questo, sempre comunque per cercare di andare a vedere dei giocatori che il direttore, che stanno sempre vicino alla squadra, impegnando con la squadra, non riesce a seguire. È un lavoro di squadra, è un lavoro importante, perché far sì comunque di fare delle buone squadre e cercare di anticipare gli altri. Sei stato in Serie C nel Fano, quindi hai potuto vedere in quella categoria anche dei profili interessanti che possono essere utili, al di là di quelli avuti nel Fano che erano di proprietà del Pescara, però magari ci sono dei profili interessanti da poter portare a Pescara. Ma io ho avuto fortuna adesso di lavorare nel girone C, 2 anni, poi abbiamo fatto il girone B, che è stato un girone tostissimo, un girone duro da affrontare. Non male, c'erano pochissimi giovani che potevano mettersi in evidenza, tranne quelli del Fano, che c'era questa politica. E non male che poi abbinare le due situazioni, risultato sportivo e far giocare i giovani, a volte non va benissimo, come è stato a Fano.
però bisogna essere sempre chiari nei progetti. Se si vuole far giocare i giovani c'è sempre questo pericolo di non fare tanti risultati. Noi siamo stati contentissimi dei giocatori nostri, sono dei giocatori importanti in Serie C che possono affacciarsi, però il Pescara oggi è un livello molto alto di Serie B, quindi bisogna sempre fare degli step importanti, e penso che Pescara per qualche giocatore di Serie C giovane è un livello molto alto. Andiamo avanti, prime mosse per il Teramo del futuro. Contattato Andrea Iaconi per il ruolo di direttore sportivo, il dirigente in contatto con la società, ma l'accordo non è affatto impossibile. Intanto scendono le quotazioni di Maurizi, che potrebbe essere sostituito sulla panchina. Sentiamo il punto di Jacopo Forcella. Dopo la chiusura della trattativa per Teramo Calcio e Stadio Bonolis, il diavolo deve iniziare a pianificare le mosse future, partendo dall'organigramma, che allo stato attuale consta di direttore generale Emilio Capaldi in scadenza 30 giugno, direttore sportivo Sandro Federico con ancora un anno di contratto e il tecnico Agenore Maurizi, che ha un accordo firmato con scadenza giugno 2021. In più ci sono giocatori che avevano un legame anche per la prossima stagione. Ma la nuova dirigenza, con a capo Franco Iachini, sembra voler dare una sterzata rispetto al recente passato. Ad esempio, la figura di Andrea Iaconi è sempre più forte. Il dirigente ex Pescara è stato contattato recentemente e anche in questi ultimi giorni rimane costantemente aggiornato sulle mosse della società. Probabilmente questa settimana sarà importante per capire se ci sarà o meno la possibilità di portarlo in biancorosso. Due le soluzioni possibili: o in collaborazione con Federico nel ruolo di responsabile dell'area tecnica, in grado di interfacciarsi col direttore sportivo per stilare il piano tecnico del diavolo, oppure in solitario, e in una circostanza simile Federico non avrebbe spazio nell'organigramma. Su questi scenari si ragiona anche in queste ore e riflette anche lo stesso Iaconi, che non escluderebbe un'esperienza a Teramo, ma solo a fronte di un progetto ampio che non si limiti soltanto all'allestimento della rosa per la prima squadra, ma guardi in una prospettiva a medio-lungo termine anche al settore giovanile, che possa essere nei prossimi anni un serbatoio per rinforzare la prima squadra, che in ogni caso sarà rinforzata oltre che completata. In questo senso scendono le quotazioni di Maurizi, che potrebbe essere chiamato dopo la salvezza conquistata in questa stagione. Di Colleferro però ha ancora 24 mesi di contratto sottoscritti a inizio 2019. Se il diavolo ha davvero deciso di farne a meno, o spera che Maurizi trovi un'altra squadra liberandosi dal vincolo biancorosso, oppure la nuova società dovrà sedersi a tavolino con l'allenatore per discutere la buona uscita. Addirittura pare che qualche idea sul prossimo timoniere sia già nella testa della dirigenza, in attesa che il passaggio di proprietà si concretizzi con le firme notarili, che a questo punto però saranno una formalità. Il binario però sarà doppio, perché tra due settimane c'è anche la deadline per l'iscrizione al campionato. Adesso il basket. Sarà la Super Flavor Urania Milano l'avversaria dell'Amatori Pescara nella gara di concentramento di Montecatini, in programma sabato prossimo 15 giugno alle 18:30. Milano ha conquistato il pass vincendo la decisiva gara 5 sul parquet di Omegna. Amatori Pescara sarà la promossa in Serie A2. In caso di sconfitta, la squadra di Stefano Raiola avrà una seconda chance domenica 16 alle ore 18, giocando contro la perdente del match tra San Severo e Orzi Nuovi. Ancora sport, perché ieri allo stadio Bonolis si è andata in scena la quinta edizione del torneo Rodomonti, protagonista il calcio giovanile, in una manifestazione organizzata dalla FC Bonolis. Ascoltiamo le impressioni del vicepresidente Luca Di Domenico. Anche quest'anno siamo giunti alla quinta edizione del torneo Carmine Rodomonti. Con molto piacere abbiamo ricordato questa persona fantastica del mondo del calcio teramano. Ancora oggi una bellissima giornata di sport, fatti con tanti bambini, una giornata all'insegna del fair play, dove tutti i bambini hanno giocato con lo spirito di vincere il torneo, ma soprattutto con lo spirito del divertimento, dell'aggregazione. È stata veramente una bella giornata che chiude così un'annata calcistica bella per la scuola calcio Bonolis, ma che chiude un po' anche tutti gli anni, tutta l'annata e gli anni di tutte un po' le scuole calcio, diciamo che siamo a fine stagione. Con molto piacere abbiamo ospitato la Pescara Calcio, la Scuola di Calcio, quindi il torneo sempre più ed ogni anno diventa più di livello.
ci terremo a portarlo avanti questa manifestazione, perché è una manifestazione dove veramente i bambini si divertono tanto, fatto in questo palcoscenico bellissimo del Bonolis di Terni. Un ringraziamento a tutti quelli e tutti i nostri istruttori, dirigenti della scuola calcio che hanno collaborato alla realizzazione. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.